Cocaina, hashish ed eroina erano le droghe che un 46enne pesarese spacciava all'ingresso del parcheggio dell'ospedale San Salvatore a Muraglia. Così i carabinieri, dopo averlo osservato e pedinato da diverso tempo, lo hanno arrestato in flagranza di reato. L'uomo, venerdì scorso, è stato sorpreso mentre cedeva ad una coppia di trentenni del posto un involucro contenente circa 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha consentito di rinvenire invece ulteriori 6 grammi di cocaina, 4 di hashish e 13 di eroina, ma anche sostanze da taglio, materiale e strumenti idonei al confezionamento in dosi della droga. I due acquirenti sono stati segnalati all'autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti e per uso personale non terapeutico, mentre il 46enne, già noto alle forze dell'ordine, è finito in manette e condotto nel carcere di Villa Fastigi, dove rimarrà in custodia cautelare. Questa mattina, infatti, è avvenuta l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Pesaro, che lo ritiene responsabile di cessione aggravata e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di vario genere.